cordiale saluto amici telespettatori. Gli ospiti sono due candidati al comune di Brindisi. Come ormai è noto un po' dappertutto, non solo a Brindisi, città e in provincia, ma anche in tutta Italia, c'è il 6-7 maggio il rinnovo di diversi consigli comunali. Noi, il nostro territorio, abbiamo il capoluogo Brindisi, che rinnova, non rinnova, aggiorna il Consiglio perché, come tutti sanno, la seconda legislatura di Mennetti si è fermata dopo 2 anni e per cui è arrivato il commissario e Brindisi proverà a rinnovarsi il 6-7 maggio. I candidati sono due ospiti oggi, abbiamo Rossi e De Giosa, entreremo proprio nello specifico, qui abbiamo il candidato di Brindisi Brindisi Bene Bene Comune e poi abbiamo il candidato delle piccole aziende o grandi aziende, Piccole aziende, piccole piccole grandi microimprese. aziende. È un titolo che direi un po' azzeccato per l'economia brindisina che stenta a decollare, ma ne parliamo ancora più avanti. Ecco, sono due dei candidati. I candidati però non sono solo loro, sono tanti altri. Brindisi dovrà scegliere fra un. Eccolo qua, il numero. Sono sette. Abbiamo sopra Consales, poi abbiamo Dattis, abbiamo Giovanni Bricante. Partiamo da sotto, poi abbiamo Antonio Carito e poi abbiamo Riccardo Rossi che è qui ospite, insieme a Nando De Giosa che è qui, e poi abbiamo anche Roberto Fusco, collega di De Giosa praticamente, che ha una lista molto particolare. Mi sfugge il nome della lista di Fusco. Lista Fusco, Lista Eh? Fusco, Lista Fusco. Lista Fusco, ho capito. Bene. E vediamo subito, voi siete candidati, siete due dei sette candidati. Posso chiedervi chi vi ha spinto a questa operazione politica? Ma innanzitutto noi Brindisi Bene Comune è un percorso che viene da lontano. Sono vari movimenti, associazioni, dai No al Carbone, alla Rinascita Civica Brindisina, alcune donne di Se Non Ora Quando, Medicina Democratica, che da anni sono impegnate nel territorio su battaglie importanti. E quindi hanno deciso quest'estate di unirsi, formare quello che noi gli chiamiamo appunto uno spazio aperto fra questi movimenti, associazioni, ma anche singoli cittadini, e che vogliono portare in politica tutto quello che hanno costruito in questi anni e hanno deciso di presentarsi alle elezioni comunali. Questo perché riteniamo che in questo momento di scollamento fra la politica dei partiti tradizionali e i cittadini si debba ripartire dalla partecipazione dei cittadini, proprio per evitare quel processo di delega che è larga parte di quello, appunto, di quello scollamento. Quindi, per rispondere alla sua domanda, è una decisione che viene da lontano e che È oggi si confortata forse da concretizza. un ambiente che è quello degli ambientalisti. Non solo ambientalisti, nel senso che noi non amiamo definirci ambientalisti, anche se ci etichettano come ambientalisti, nel senso che noi facciamo battaglie Ma lo anche spirito politiche in culturale però è difesa, quello. sì, ma in difesa del Ho territorio. capito. Evidentemente su un territorio come Brindisi, in cui l'attacco è fortemente anche orientato al degrado ambientale, a tutto quello che può essere di ricaduta sulla salute, evidentemente particolare attenzione viene anche vista su quelle tematiche. Ma in generale noi abbiamo una visione di città che è quella che vogliamo portare ai cittadini durante questa campagna elettorale e con loro discutere appunto di come Ecco. risolvere i problemi della città. Fatta questa premessa importante, poi magari affronteremo i temi specifici della città di Brindisi. E venendo all'avvocato De Giosa, mi ha colpito, ecco, fai riferimento nella presentazione al governo della cosa pubblica e dici, secondo i più autorevoli modelli di democrazia partecipativa, è lontana da quelli che hanno portato Brindisi indietro di centinaia di Centinaia anni. d'anni. Mi puoi. Sì, secondo quello che è la mia visione attuale, noi siamo ritornati indietro ai tempi in cui Brindisi era nelle paludi, perché attualmente il porto, che dovrebbe essere il volano dell'economia brindisina, è tornato ad essere una nullità, non è più un volano, ma è soltanto assoggettato a quelli che sono gli interessi specifici di grosse
partecipazioni industriali già esistenti, con il serio e grave pericolo che ne arrivino altre. E faccio espresso riferimento a quelle che sono le piattaforme petrolifere, di cui si parla forse molto poco, ma così 20-30 anni fa si parlava poco della centrale Enel di Cerano. Ho capito. E senti, quando parli di medie e piccole imprese, no? Che sono il volano un po' dell'economia, non solo nazionale, quella locale, qual è questo patrimonio che Brindisi dovrebbe avere, che non ha? Allora, Brindisi, diciamo che le piccole microimprese, le medie imprese, costituiscono il 90% del tessuto produttivo di tutta l'Italia. Ecco, magari facciamo vedere pure il simbolo dell'avvocato Di Giuseppe. Prego. Dicevo, costituiscono il 90% del centro del tessuto produttivo di tutta l'Italia. Ora, tutte queste imprese, faccio riferimento ai ristoranti, bar, piccole industrie, sì, è quello, artigiani, idraulici, falegnani, ce l'hai, simbolo? Non hanno alcuna rappresentazione in Parlamento. In Parlamento chi ci va? Rappresentanti di Confindustria. Cosa rappresenta Confindustria nel tessuto? Si sta votando per il Comune. Sì, lei mi ha chiesto che cosa sono le piccole e medie imprese. Sono il 95% del tessuto produttivo dell'Italia, quindi mi pare giusto che, visto che il partito delle aziende è una fresca, nuova situazione politica, oggi, nella prima occasione in cui si ha la possibilità, si confronti con le altre forze politiche. Ecco, è il caso ora, dopo questa premessa, per conoscere almeno diciamo, la versatilità dei candidati per il Comune di Brindisi, io credo che i brindisini ci hanno sollecitato e continuamente ci sollecitano, vogliono sapere per determinati argomenti qual è la vostra visione, qual è il punto, quindi accontentiamo la città praticamente, ponendo a voi i quesiti che vengono posti. Rigassificatore, si torna a casa. Finalmente, diciamo, anche se l'ultima parola ovviamente non è data, abbiamo letto ultimamente sui giornali che la LNG chiude le attività qui a Brindisi. Siamo in attesa della sentenza che probabilmente verrà emessa il 16 di marzo, con la quale noi speriamo che il Tribunale di Brindisi avvierà, decreterà la confisca del sito di Capobianco. In questo modo si pone fine a un ultimo tentativo di aggressione nel nostro territorio, quello del, appunto, relativo al porto di Brindisi, perché guardate, secondo noi, anche se in questi anni il rigassificatore non si è realizzato nel porto, in realtà è stato un elemento che ha portato al degrado del porto. Mi spiego. La sola possibilità di realizzare quell'impianto ha impedito lo sviluppo dei traffici merci e passeggeri, perché evidentemente si pensava da Roma di dover tenere libero questo porto proprio per la fruizione di porto industriale, cioè qualcuno aveva deciso che il porto a Roma, che il porto di Bari dovesse diventare il porto traffico passeggeri, quello di Taranto merci e un porto industriale quello di Brindisi. La correttezza di informazione non è solo Roma. Noi abbiamo avuto a Brindisi quattro autorità portuali presidenti, esatto. Abbiamo avuto Mascolo, Ravedati, abbiamo altri nomi, tutti nominati da Roma nell'ambito per finire a giorno, di Bari, tutti nominati. Quindi, ovviamente da Roma. È che Roma, ecco, fino a un certo punto, noi abbiamo avuto la gestione anche locale, c'è stata. Beh, sì, però la nomina era ministeriale e quindi in questo caso, noi pensiamo che una classe politica locale non ha saputo, diciamo, fronteggiare le decisioni romane. Allora noi pensiamo, speriamo innanzitutto che questo non sia un colpo di coda, per cui dobbiamo ancora vigilare sulla questione rigassificatore, per un semplice motivo, perché ci è sembrato dalle dichiarazioni fatte dall'ufficio stampa e dai responsabili dell'LNG che loro non hanno dichiarato di aver abbandonato il progetto, ma abbandonano la postazione di Brindisi e seguiranno ancora l'iter progettuale, cercando anche addirittura di avanzare una richiesta di rimborso di 250 milioni di euro al nostro, al nostro governo. Quindi è un tentativo su cui dobbiamo vigilare. Fortunatamente pensiamo che a breve si possa sciogliere questo nodo e che il porto possa essere il momento col quale rilanciare il porto di Brindisi. Ecco, sull'argomento. Sostanzialmente sono d'accordo con l'ingegnere Rossi.
Riguardo alla questione prettamente giuridica, posso dire che la richiesta di eventualmente di risarcimento danni da parte della LNG forse ha i piedi d'argilla, perché nel momento in cui è stato riconosciuto che non hanno seguito pedissequamente quelle che erano le indicazioni per procedere all'acquisizione del sito e anzi hanno operato forse illecitamente per ottenere un passaggio in avanti di quella che era la situazione normale, beh, non credo che chi sbaglia e chi si comporta illegalmente possa poi pretendere un risarcimento. E siccome abbiamo affrontato il problema porto, che è un problema vitale per la città di Brindisi, l'attuale presidente dell'autorità si è lamentato con l'informazione, con noi della stampa, ma soprattutto con i politici, perché nell'ultima dichiarazione, eccolo qua, ha detto che state dicendo delle fesserie, che da una parte andate, siete d'accordo, stringete la mano, poi quando vi allontanate, eccetera. Allora, avvocato. Allora, c'è da dire che il signor Caralambides, l'ultimo presidente dell'autorità portuale... Eccolo qua, ora sì. Si è rivolto pure dei legali per punirvi o per punire chi? Ma forse io rientro in quelli, non dico da punire, ma quantomeno quelli che sono in contrasto con le azioni dell'autorità portuale, ma questo è un altro aspetto. Ecco, torniamo in studio, prego. Il signor Caralambides chiaramente si è trovato catapultato in una realtà che risente, come abbiamo detto poco fa, di ben quattro presidenti precedenti che non hanno operato o se hanno operato, hanno operato in contrasto a quelli che erano gli interessi della città. Assolutamente chi più chi meno ha creato situazioni di contrasto delle saracinesche per l'operatività del porto di Brindisi. Chiaramente questo che è avvenuto nell'arco di circa 20 anni non si può certo risolvere o si può pretendere che possa essere risolto dall'ultimo presidente in 6-7 mesi di attività. Anche perché, ripeto, noi ci andiamo a scontrare con quella che è la situazione logistica generale di chi effettivamente decide le situazioni ambientali e portuali nel porto, cioè l'Enel, non ce lo dimentichiamo, è inutile che ce lo nascondiamo, chi decide sul porto di Brindisi è l'Enel. Ritornando un attimo al discorso del rigassificatore, io sono contrario a che il rigassificatore fosse fatto lì, dove era stato previsto, sì. Ma a Cerano poteva essere fatto. Chi si oppone a che sia fatto a Cerano? L'Enel, perché nel momento in cui noi abbiamo il rigassificatore messo lì a Cerano, chiaramente l'Enel dovrà poi convertire, cosa che non ha fatto in circa 10 anni, i gruppi da carbone a metano. Dovrà spostare il nastro trasportatore, smontare il nastro trasportatore, non servirà più. Ho capito. Quindi tutto questo è in contrasto la posizione del rigassificatore. Ha operato. E certamente sì. Avvocato De Giosa, Eddie Power, che facciamo? La chiudiamo? Smantelliamo quella struttura? Sinceramente sembra che se ne vogliono andare. Sembra che se ne vogliono andare. 300 dipendenti? Ecco, quello diventa veramente un problema serio, perché 300 dipendenti... Una città di Brindisi, altri 300 disoccupati non se li può permettere. Quindi l'idea, ripeto, è un'idea, quella che noi possiamo suggerire è che devo anticipare quello che è il nostro programma di previsione dell'operatività del porto, almeno per questa parte. A mio giudizio vanno dismesse le centrali di Brindisi Nord dell'Enel e di Eddie Power, dando tempo, ma tempo limitato, nel senso che entro 3 anni questo deve avvenire, con lo spostamento delle due centrali a Cerano, in maniera tale che tutta la parte della costa, se stiamo parlando di 11 km di nastro trasportatore, venga completamente eliminata e con la costruzione di un molo per l'attracco soltanto delle carboniere, lì, a Cerano. Così si libera il porto totalmente.
Rossi, no, d'accordo? No, io non sono d'accordo, nel senso, innanzitutto le centrali lì in quella zona a Costa Morena è una sola, ed è la centrale di Power, detta anche Brindisi Nord. Però, diciamo, in questa situazione, noi sulle Depower vengono al pettine alcune situazioni ataviche, c'è una politica che non ha affrontato in maniera degna un problema che sarebbe prima o poi esploso, cioè ha consentito a una società di non investire, di essere lì presente senza un carbonile coperto, senza desolforatori, cioè senza i necessari impianti per poter operare, e quindi oggi che quella società è in difficoltà e non ha, sembra, le risorse finanziarie per poter lavorare, quella centrale... Che bisogna fare? A nostro avviso quella centrale va chiusa, semplicemente, perché non è possibile avere una centrale a carbone a pochi centinaia di metri dal centro. Per quanto concerne i lavoratori, però si può chiudere senza perdere posti di lavoro. Perché? Perché quella centrale precedentemente era una centrale dell'Enel. Quando fu avviato negli anni 90 il processo di privatizzazione e fu concesso all'Enel di aprire una seconda centrale, quella di Brindisi Sud a Cerano, allora si disse che quei lavoratori nel 2002-2004 sarebbero transitati di nuovo all'Enel. Poi avvenne il processo di privatizzazione, dopodiché col decreto D'Alema quella centrale fu venduta a un altro privato, che in questo caso è arrivata la società Enipower. Noi pensiamo quindi che adesso bisogna invece ritornare a quei patti, devono tornare assolutamente all'Enel. L'Enel è una società, una multinazionale, ha sicuramente la possibilità di impiegare questi lavoratori, anche perché vorrei ricordare che oggi nella centrale di Cerano hanno un livello di occupazione molto inferiore rispetto agli anni 90, pur producendo di più. No, e da questo punto di vista poi bisogna smantellare il sito e quindi avere posti di lavoro per chi dovrà smantellare quel sito, e quell'area, quel sito? Di quell'area deve ritornare al porto e alla retroportualità in maniera tale che, liberando dal carbone Costa Morena, si possano sviluppare sinergicamente su quella piattaforma i traffici passeggeri e merci, e nella zona retrostante, che è quella occupata dalla centrale, si possa avere la retroportualità. Sostanzialmente sì, sono d'accordo, perché quella parte, anche per quanto ho detto prima, va liberata. Ora l'abbiamo tenuta 20 anni, se per poter consentire che, anche secondo quella che è l'idea del candidato Rossi, i lavoratori passino all'Enel, ma possono passare non necessariamente da un giorno all'altro. Se la centrale Enipower dovesse continuare per un minimo di periodo ancora, fin tanto che non c'è questo trapasso, non mi sembra, come dicevo, chiusura, bisogna tenere presente le esigenze dei lavoratori, e non credo che 300 lavoratori, anche un colosso come l'Enel, possa assorbirli nella città di Brindisi, sicché sono molti. Ma se posso, il problema di quella centrale è che per poter riaprire ha bisogno di investimenti, perché questo è stato decretato anche nei procedimenti di valutazione dell'autorizzazione integrata ambientale, per cui quella centrale così com'è oggi può funzionare solo se vengono effettuati investimenti per qualche centinaio di milioni. Quindi evidentemente la società non ha questa intenzione. Almeno per adesso non ha manifestato questa intenzione, e anzi ha detto che per 3-4 mesi la centrale sarà ferma. Questo significa che quella centrale ha 300, è vero che ha 300 lavoratori, ma ne ha 120 direttamente occupati e 180 nelle ditte dell'indotto e degli appalti. Da quello che noi sappiamo, i lavoratori degli appalti si sono già, per molti di questi, avviati le procedure di licenziamento, anche perché molti sono a tempo determinato e non verranno. Ci sarebbero 120. Ecco, allora anche in questo caso c'è una carenza della politica. Occorre intervenire immediatamente, non si può consentire a una società di rimanere ferma 5 o 6 mesi senza sapere che destino avrà quel sito, e nel frattempo non sapere come affrontare la situazione, perché non possiamo aspettare 6 mesi la risposta dell'ADA. Occorre intervenire immediatamente e imporre assolutamente le condizioni. Mentre lui ritiene che la centrale debba riprendere le sue funzioni per un periodo limitato, veramente limitato, per consentire il trapasso dei lavoratori e dopo la dismissione. Ma è d'accordo per quanto riguarda la demolizione, quindi sì, tra 3-4 sì, anni? Sì, sì, assolutamente. Vediamo un'altra. Quell'area deve tornare effettivamente a quella che è la disponibilità del porto. Ecco, i cittadini vorrebbero sapere da voi, candidati,
Cosa ne pensate delle servitù militari? Non scopriamo certo l'acqua calda, vanno eliminate perché strozzano il porto sia da una parte, limitatamente il seno di Levante oramai è una piccola strozzatura, quella grossa è quella del seno di Ponente. Vanno eliminate, se ricordo bene, non vorrei dire una sciocchezza, però credo che ci siano stati degli accordi ben precisi. Sì. Quando era presidente della provincia, c'era la disponibilità della Marina anche. C'era questa disponibilità. Ora, per quale motivo ci si sia fermati non si sa. Ho capito. Perché logisticamente e militarmente quella strozzatura che abbiamo sul seno di Ponente non ha nessuna rilevanza militare. Esatto. Non esiste più. Non c'è necessità. Su questo punto il castello di terra dove oggi abbiamo nel seno di Ponente, sì, dove adesso abbiamo la caserma militare della Marina nel seno di Ponente, è rientrato qualche anno fa nei cosiddetti beni della società Difesa S.p.A. per poter essere messi in dismissione. Allora noi pensiamo che questi beni devono invece ritornare alla città di Brindisi. Lo sviluppo del porto va a nostro avviso suddiviso fra uno sviluppo del porto interno, che è il porto che deve essere restituito alla città e quindi alla fruibilità di tutti i cittadini, nella sua interezza, dal seno di Ponente al seno di Levante, in maniera tale, e quindi sgomberando ovviamente, restituendo la città anche quel meraviglioso castello col suo parco, in maniera tale da poter avere una passeggiata sul porto fruibile per partire tutti. Partire da Viale Regina Margherita e arrivare al Monumento. Esattamente. Avremo in questo modo la possibilità, infatti noi pensiamo anche che l'autorità portuale si debba trasferire dal porto interno e arrivare a Costa Morena. Perché in questo modo cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di far sì che quella passeggiata sul cosiddetto waterfront, come viene chiamato adesso, ha la possibilità di realizzarsi lì complessi, ristoranti, certo. Il vecchio Desirè, quello che era una volta però diciamo in questo modo avremmo la possibilità di far diventare Brindisi anche città turistica, lo sviluppo del porto interno, nautica da diporto e fruibilità per la città. Avvocato, era turistica la città di Brindisi o non era turistica? Turistica, certamente, poco sfruttata dai brindisini sotto l'aspetto turistico, bravo. Perché era solo di passaggio. Io ho una certa esperienza perché io ho lavorato, il mio primo lavoro è stato nelle agenzie marittime, quindi il settore l'ho toccato con mano . E in effetti molti si lamentavano che non si faceva nulla per fermare quel grosso flusso turistico. Era impossibile fermarlo perché chi partiva dall'Olanda, dall'America, dalla Norvegia per andare in Grecia non poteva venire a Brindisi e decidere improvvisamente di fermarsi. Quello che si poteva fare era qualche cosa di diverso, cioè illustrare quelle che erano le caratteristiche della costa di Brindisi, certamente, per poter far sì che domani, in un altro anno, chi fosse passato fosse ritornato l'anno dopo o due anni dopo. Questo poteva essere il lavoro che si sarebbe dovuto fare. Città di transito, allora era città di transito, assolutamente non era affatto turistica, era una città di transito. Ecco, l'obiettivo di Rossi invece è perfetto e rispecchia quello che in parte è la nostra idea di porto, che non voglio più anticipare perché sarà illustrata venerdì prossimo all'inaugurazione della sede. Prevede comunque il ritorno della stazione marittima a fruizione della città, lo spostamento dell'autorità a Costa Morena, dove si va a costruire una stazione marittima degna di questo nome, che sia così come basta copiare in Rumenizza di fronte. Hanno fatto una stazione marittima che è un terminal aeroportuale stupendo. Perché qui a Brindisi questo non si può fare? Avvocato, qualcuno dice che non abbiamo più bisogno dell'autorità portuale. Dovrebbe tornare tutto nelle mani del comune e della provincia. Io credo che debba tornare solo ed esclusivamente nelle mani del comune, perché nel momento in cui pure lei è d'accordo. Sì, nel momento in cui c'è questo, infatti, allora secondo me
il presidente dell'autorità portuale deve essere un cittadino di Brindisi, deve essere eletto da una terna di soggetti indicati, uno dagli agenti marittimi, due dalla Camera di Commercio, tre dalla provincia se esiste ancora. E tra questi tre soggetti potrà essere scelto dal sindaco, in maniera tale che tra sindaco, quindi tra comune e porto, perché il porto è di Brindisi. Sì. Sì. Ma ci sono a Brindisi. Dovremmo forse far cambiare la legge. Allora, guardi, io penso che sono d'accordo, nel senso che l'autorità portuale dal 94, nel momento in cui è stata istituita, è stato il momento in cui abbiamo subito le vicende, diciamo, romane, e ha portato allo stato attuale di coma quasi delle attività portuali. Per cui anche secondo noi l'autorità portuale non avrebbe senso e dovrebbe essere sciolta. Noi auspichiamo però il ritorno all'interno del Consiglio Comunale. Cioè il Consiglio Comunale, diciamo, non con le nomine con comitato portuale o diciamo agenti marittimi o così via. No, noi pensiamo che, essendo un bene della città di Brindisi, debba essere amministrato dal comune, perché è un atto di democrazia, cioè il Consiglio Comunale è l'organo democraticamente eletto e deputato per amministrare e governare il territorio di Brindisi. Per cui deve ritornare dovrebbe ritornare, almeno per noi, nelle possibilità del Comune di Brindisi di poterlo amministrare. Quindi, d'accordo più o meno? Sostanzialmente sì. La linea programmatica Castello Alfonsino, Forti a Mare. E quelli nell'ottica di liberazione delle servitù militari, chiaramente il Castello Alfonsino dovrebbe tornare ad essere, cioè dovrebbe diventare un luogo di dovrebbe diventare un luogo di aggregazione. Era bello, perché se sono andato hanno portato via pure i servizi igienici. Allora hanno portato via le lampade. Vabbè. Quindi dovrebbe diciamo tornare, visto che per qualche minimo periodo c'è stato, ad essere un luogo di attrazione sia turistica che culturale. Lo stesso dicasi per il Castello di Terra, una volta liberata la servitù militare. Infine, nello spostamento dell'autorità portuale dalla stazione marittima attuale a quella erigenda a Costa Morena, io ritengo che per poter dare al porto un'immagine immediata di attrazione per chi arriva dalle navi da crociera, dagli yacht, eccetera, spostare Capitaneria di Porto, Dogana e Finanza dall'edificio attuale fronte banchina centrale, che è fatiscente, in strutture più adeguate, tipo le palazzine della Marina Militare, adibite adesso ad uffici della Marina o altro, e eventualmente anche l'edificio della Banca d'Italia. Già, che era quelle, che è vuoto, è vuoto, è assolutamente vuoto, per cui la Capitaneria potrebbe benissimo andare ad occupare quella struttura, che sarebbe molto più consona e confacente, e piuttosto che rimanere lì nell'ufficio, negli uffici che sono dislocati in maniera molto fatiscente, altri nei locali della stazione marittima, e quella struttura realizzata, ristrutturata in maniera tale da accogliere negozi, bar, ristoranti. Chi scende, allora, chi si affaccia sul porto ha un impatto immediato. Cominciamo a trovare dei progetti. Noi sicuramente, ripeto, rispetto a quello che dicevo prima, il porto interno va reso fruibile. No, questa soluzione suggerita dai Giosso. Dello spostamento dell'autorità portuale, ho detto anche prima, cioè siamo d'accordo, secondo me l'autorità portuale deve essere presente lì dove c'è il vero cuore del porto, che in questo momento nel porto esterno, nel senso che lì ci sono i traffici sia merci che i traffici passeggeri, e quindi è bene che lì venga costruita, venga realizzata una sede per l'autorità portuale, anche se in realtà io devo dire che a Brindisi l'autorità portuale in questi anni ha realizzato più di un terminal, ha realizzato quello del Seno di Levante, che è stato ultimato nel 2007, quello di Punta delle Terrare, da poco tempo, però non si comprende per quali motivi questi terminal utilizzati, realizzati, non sono stati mai in realtà pienamente utilizzati.
Esiste anche un terzo terminal, che è un terminal privato, quello della società Taveri. Quindi infrastrutture nel porto ce ne sono. Ci sono tutte le possibilità quindi di realizzare anche rapidamente queste opere di trasferimento, basta averne la volontà. E ripeto, secondo me la cosa più importante è rendere fruibile il porto interno ai cittadini di Brindisi, di tutti quelli delle città vicine, perché quel luogo può essere quel luogo che rilancia il centro di Brindisi, in cui oggi anche il commercio ha una crisi drammatica, vive una crisi drammatica, e lì, realizzando una passeggiata, come in tutte le città turistiche, con bar, ristoranti, negozietti, si può realizzare un rilancio della città di Brindisi. Ecco, ora la gente vorrebbe sapere, se voi diventate sindaci, no? Il Tomasio, che cosa le fate? Certamente dovremmo mettere mano a un progetto per poter utilizzare. L'ideale sarebbe quello di creare un polo universitario nell'ambito cittadino, perché credo che la struttura abbia una ampiezza tale da consentirci di cominciare ad avere un polo universitario, con facoltà che siano collegate a quella che è la natura, diciamo così, al mare, principale, al mare e alla terra. Non dimentichiamo che Brindisi, l'agricoltura è fondamentale, sia per Brindisi che per qualsiasi altro territorio, perché se non si produce non si trasforma, non ci sono poi i servizi, il terziario e tutto il resto. Bisogna partire dalla base. Ho capito, risposte brevi. Sì, sul Tomasio sicuramente una struttura importante che va riqualificata e recuperata per la città. In questi anni si è discusso molto su due visioni differenti del Tomasio. Dall'alto, come diceva l'avvocato De Giosa, la proposta, diciamo, della vecchia giunta provinciale di cittadella universitaria, e dall'altra la proposta che fu fatta di centro congressi per il turismo, diciamo, congressuale. A mio avviso è una soluzione che va trovata non a tavolino, ma realizzando progetti e verificando sia con i soggetti universitari, perché oggi con la legge che noi abbiamo una facoltà universitaria a Brindisi non può essere aperta, ma va, diciamo, studiate e progettate insieme, per le varie leggi della Gelmini che sono state poste, va studiate insieme o con l'Università di Bari o con l'Università di Lecce. Quindi va verificata la possibilità, ad esempio, di realizzare un centro interuniversitario in cui poter ospedare, ad esempio, tutte le università, le facoltà che sono qui presenti a Brindisi, da quella di economia e commercio che ha Casale. Ma voi vi impegnereste a risolvere questo il problema? Ma sicuramente, perché questo è da tanti anni là. Certamente, va ovviamente, secondo noi, creata all'interno diciamo, del Comune di Brindisi una task force per reperire fondi, perché il vero problema oggi nella realizzazione delle opere è la possibilità, in questa fase anche di crisi, di tagli di fondi agli enti locali, la possibilità di recuperarli questi fondi. E per poterli recuperare occorre creare una task force, cioè un gruppo di professionisti che sia in grado di presentare progetti alla Comunità Europea, ai vari ministeri, alla Regione, per attrarre finanziamenti che sono assolutamente indispensabili, perché altrimenti rimangono idee, senza fondi non si può ovviamente realizzare queste cose. Avvocato Giosa, pubblico privato, distinzione netta o bisogna coniugare fra pubblico e privato? Beh, visto, mentre parlava lui mi veniva in mente appunto, sì, come una certamente struttura di Tomasio. Non si può fare a meno del pubblico, ma ritengo che molta forza iniziale nei progetti debba essere data dal privato. Il pubblico deve, l'aspetto pubblico deve procedere a coordinare, a indirizzare, a far sì che le idee dei privati possano trovare sviluppo e occasioni di creazione di posti di lavoro. Guarda, se posso, io su questo punto invece, noi di Brindisi Bene Comune non per niente abbiamo nella nostra denominazione bene comune, pensiamo che invece il pubblico debba oggi, soprattutto in questa fase di crisi, intervenire, soprattutto nella cura e nel rilancio di una città come quella di Brindisi. Questo perché ovviamente il privato giustamente può fare le sue attività, ma relativamente ad attività in cui ci possa essere un profitto. E nella gestione invece della cosa pubblica, un privato che appunto, però nella gestione della cosa pubblica noi dobbiamo
ovviamente, garantire determinati standard. Cioè alcune attività, pur imprescindibili, devono essere fatte pur se non generano profitti. Allora, se in questo caso occorre fornire una struttura per poter consentire ai cittadini di Brindisi di studiare, quindi una struttura, faccio riferimento a questo in questo caso, una struttura pubblica, beh, mi sembra che non possiamo dire la facciamo solo se abbiamo i soldi dei privati, ma la dobbiamo fare. Nel nostro punto di vista, quindi, il bene comune è imprescindibile. Occorre un forte intervento del pubblico per realizzare tutte quelle infrastrutture che possono consentire a Brindisi di riprendersi e riavviare un discorso interrotto negli ultimi anni. Finora questo miracolo a Brindisi non c'è stato. Ma ripetiamo, questo non c'è stato per un semplice motivo. Abbiamo l'ultimo esempio ricerche. Tomaseo, abbiamo il Viale Regina Margherita, abbiamo i quartieri, abbiamo avuto sempre il fallimento del pubblico. Abbiamo sempre avuto fallimento del pubblico. Ma io penso che... È quello che diceva lui praticamente. No, io penso una cosa, più che il fallimento del pubblico abbiamo il fallimento di una classe politica. Perché il pubblico cos'altro è se non la gestione della cosa pubblica tramite delle persone? E allora non è che di per sé il pubblico ad aver fallito. Di per sé è chi ha gestito la cosa pubblica ad aver fallito. Noi pensiamo un'altra ricetta. Ma anche le risorse, spesso il pubblico. Ecco, le risorse occorre recuperare. Se prendiamo ora col patto di stabilità che non si può fare niente, e quindi non mi sembra molto entusiasmante. No, anzi, assolutamente da contrastare la logica del patto di stabilità. La stiamo vedendo in tutti i comuni. Io infatti ho detto che le idee e le iniziative devono essere private e coordinate dal pubblico, in maniera tale che ci sia una sinergia fra i due settori, così che il pubblico non possa sperperare i fondi che arrivano dai finanziamenti, sia italiani che della Comunità Economica Europea, come è sempre stato finora, perché tutto ciò che è arrivato non mi pare che a Brindisi abbia goduto di qualche vantaggio. Ecco, voi avete un'idea come poter dare vita, vigore e presenza e pubblico ai corsi di Brindisi? Ma guardi, sui corsi di Brindisi io penso che c'è un... ovviamente è sotto gli occhi di tutti che spesso sono deserti, soprattutto la mattina, e c'è una grave crisi del commercio. Secondo me non c'è un motivo solo che ha determinato questa crisi, ma si sono verificate in questi ultimi anni varie situazioni. Ne cito due o tre. L'apertura dei due grandi centri commerciali, che tra il centro Le Colonne e il centro vicino Mesagna, Auchan, ha determinato l'apertura di circa 150 negozi e che non poteva non avere ripercussioni ovviamente sulle attività commerciali del centro. Quindi vanno chiusi? No, non vanno chiusi, ci mancherebbe. E troviamo la soluzione per... Allora, un'altra questione è la crisi ovviamente, che determinando una crisi dei redditi... Vi devono candidare, vi fanno fare sindaci, non per discutere quello che è accaduto, per sapere cosa dovete fare. Certamente, una situazione potrebbe essere quella che a nostro avviso potrebbe essere quella, ad esempio, della riapertura del corso almeno durante la settimana, lasciando chiuso... Sì, lasciando chiuso il corso durante il venerdì, il sabato e la domenica. Ci sarebbe un problema però. Il problema è quello determinato dalle basole con cui sono state pavimentate oggi il centro cittadino e che non sono in grado di reggere il traffico, lo dobbiamo dire questo. Quindi in questo caso questa soluzione dovrebbe presupporre un rifacimento. Quindi è una situazione da valutare attentamente, valutare i pro e i contro e... Pensiamo che forse un'apertura mattutina soprattutto dei corsi potrebbe dare respiro alle attività commerciali. Io da quando seguo la politica di Brindisi da 40 anni ho sempre sentito questo discorso, valutare il pro e il contro, no? E i risultati sono quelli che sono. Allora si prendono delle decisioni e vanno prese, magari con ponderazione, con l'aiuto degli esperti, degli scienziati, di quello che volete, ma pro e contro, oggi e domani, stiamo così in queste condizioni. In allora, questa situazione di stallo non si può più stare, quindi è necessario procedere con l'apertura dei corsi. Io credo che in tutti questi 10 anni, da quando hanno posizionato le basole, io vedo che continuamente dappertutto ci sono lavori per la sostituzione di pezzi di basole. Credo che se avessero rifatto le basole in maniera tale da renderle
trafficabili, sì, carrabili, se diventa lecito, avremmo già speso. Io apro il corso, rifaccio, diciamo, apro i corsi, rifaccio le basole immediatamente perché possano essere di uso per le auto. Ho capito. Vediamo al centro storico, al Teatro Verdi, che è in discussione perché è posto nel centro storico di Brindisi. Guardate con attenzione. Sindaco Rossi, che cosa fa? Lascia stare le cose come sono, migliora, peggiora? Ma io penso che ormai il Teatro Verdi è un punto di riferimento per la vita culturale cittadina e quindi non è possibile poter pensare a uno spostamento di quella struttura, anche perché la città, diciamo, ha il suo salotto buono tra il luogo dove c'è il Teatro Verdi, Piazza Vittoria e i corsi. Di cui io appunto, ripeto, terrei comunque ferma diciamo, l'isola pedonale durante il venerdì, sabato e domenica. Dal nostro punto di vista occorrerebbe invece interessarsi del Teatro di Giulio, quel vecchio cinema che è chiuso da anni e che secondo noi invece va recuperato e reso disponibile come una vera e propria cittadella della cultura e quindi reso disponibile più o meno come Palazzo del Regno. Ma no, anche proprio come un luogo fruibile anche per spettacoli, mostre, teatro, cinema, perché non tutti, diciamo, il Teatro Verdi potrebbe essere magari più dedicato ai grandi eventi, mentre una cultura più dal basso, fruibile proprio anche dai tanti gruppi brindisini teatrali. Sindaco De Giosa. L'idea del Cine di Giulio mi trova perfettamente d'accordo ed è anzi uno dei nostri temi. Per quanto riguarda la parte del Teatro Verdi, chiaramente non credo proprio che si possa toccare, lì rimane e va anzi incentivato l'uso. Credo che il centro storico non sia nei corsi, il centro storico di Brindisi è la parte dal teatro in poi, è lì che bisogna intervenire continuando a rifare la riqualificazione degli immobili, della pavimentazione. È lì che vanno aperti piccoli negozi artigianali in maniera tale da creare lì il movimento turistico. Esatto. Mercato, che cosa deve... Piazza Mercato, sarebbe facile dire creare una struttura che sia piena di attività per poterla vivere tranquillamente. Diciamo che un po' è cominciato, va ristrutturata meglio, va incentivata questo utilizzo diverso. Guarda, ci sono già attività. Ci sono già delle attività, vanno incentivate. Per esempio il mercato coperto del pesce, che è completamente vuoto, inutilizzato. Forse e perché? Non lo so, c'è soltanto un venditore di pesce, credo, non di più. Quindi, allora, vista questa situazione, andrebbe a ecco la gente, queste cose pratiche, vuol sapere. Certo, ci mancherebbe. Piazza Mercato è comunque un punto di riferimento anche per tanta gente, per tanti anziani che vivono al centro di Brindisi e che quindi continuano a fare la loro spesa, soprattutto nel mercato ortofrutticolo. No, come dicevo, io parlo di pomeriggio, non parlo di mattina, sì, non parlo ma di eliminare. Ma di sera ci sono stati anche, va riqualificato ovviamente dal punto di vista urbanistico, e di sera abbiamo visto anche che queste d'estate è un luogo con i locali ritrovo, che sono aperti, certo. Di ritrovo, e va reso fruibile. L'esperimento del Wine Festival che fu fatto tempo fa ha mostrato come effettivamente la città gradisce risponde su questo punto di vista, quindi va sicuramente riqualificato con alcune opere per renderlo sempre fruibile alla cittadinanza anche nelle ore serali, al di là dell'aspetto commerciale mattutino del mercato. Ecco, poi non tocchiamo i singoli quartieri, ma parliamo in senso generale dei quartieri, Paradiso, Sant'Elia, Perrino, cioè vediamo nell'insieme questi quartieri che sembrano essere contenitori bisogna... di una parte della città di Brindisi, ma non proprio la trascurata. Allora, sono sempre il sindaco De Giosa cosa avrebbe in mente? Beh, per questi quartieri indubbiamente va fatto un intervento globale in ognuno di essi con la riqualificazione di parchi, palestre, strutture idonee all'animazione, alla ricreazione della gente, perché non si può stare solo a dare una casa e poi abbandonare tutto il resto, quindi esercizi commerciali, incentivandoli appunto l'apertura da parte dei privati di esercizi commerciali in questi quartieri, perché chiaramente nel momento in cui c'è uno, due, tre esercizi commerciali, languono, sono presi di mira
per varie situazioni. Se invece si crea una struttura univoca, chiaramente la situazione cambia, la gente frequenta quei luoghi, non sono più luoghi deserti dove è possibile praticare altro. Sindaco De Rossi. Sicuramente la vita nei quartieri, soprattutto in alcuni quartieri, è particolarmente difficile a Brindisi, sono stati lasciati un po' ai margini e vanno recuperati. Secondo noi, dal punto di vista innanzitutto di servizi sociali, occorrono centri giovanili, ma non nel modo in cui sono stati aperti in questi anni i centri di aggregazione, che sono in realtà gestiti in maniera più o meno privatistica, anche se con affidamenti a cooperative. In realtà andrebbero lasciati più alla fruizione del territorio. Andrebbero inoltre evitato il degrado, che è sotto gli occhi di tutti. Manca, diciamo, non solo mancano i parchi, ma anche le stesse strade sono piene di buche, il servizio fognario molto spesso non va bene. Occorrerebbe dare innanzitutto dignità a questi quartieri, aprire dei consultori nei vari quartieri e questi centri di aggregazione anche e soprattutto per anziani, perché secondo noi molto spesso chi fa vita di quartiere e non esce dal quartiere è soprattutto la popolazione più anziana, che risulta essere in un certo senso ghettizzata. Allora occorrerebbe, per questo ripeto, noi abbiamo una visione di un intervento nuovo del pubblico, proprio perché alcune cose non generano un profitto, ma hanno un'utilità sociale, e in questo senso va riscoperto, appunto, nelle politiche sociali, va riscoperto il valore del pubblico nel senso di dare servizi, ecco, ai cittadini. Scusate se io sempre un po' poco educato nel interrompere la chiacchierata, ma il tempo con voi passa. Veniamo ora all'aspetto tecnico elettorale. De Giosa rappresenta quanti? Una lista civica? Solo una lista. Abbiamo apparentamenti, coalizioni, nulla. Domani non si sa mai che facciamo Super Enalotto e governiamo da soli. Come? Dico, se facciamo Super Enalotto governiamo da soli. Questa era la domanda. Ho capito. No, dico, domani deve esserci la necessità di un ballottaggio, diciamo, sì. No? Ecco, e voi dovreste dare una mano a qualcuno? Vedremo anzitutto sin da adesso quali sono i programmi di centro, di sinistra, di destra, del cielo, della terra. Allora, non credo che nelle aziende ci sia chi è tutto di destra o tutto di sinistra o tutto di centro. Qui chiaramente il complesso di quelli che sono i nostri adetti, tutti, ho capito. Quindi non abbiamo necessità, quindi discorso, avete difficoltà poi domani? Non credo, perché andremo a confrontarci con quelli che sono i programmi di chi dovremo eventualmente appoggiare. Ho capito. E Rossi invece? Allora noi come Aria, bene comune siamo... Sì, una lista Brindisi Bene Comune, e anche se in realtà stiamo verificando, ci sono anche altri cittadini che vorrebbero partecipare a questo progetto, e quindi verificando se c'è la possibilità anche di fare due liste. Andremo ovviamente da soli, e nel nostro senso come area diciamo politica siamo un'area di centrosinistra. Ma comunque non siamo disponibili con apparentamenti e andremo da soli col nostro progetto. Non abbiamo avuto, mi sa, il tempo di poter parlare anche di aspetti molto importanti su cui teniamo molto nella nostra campagna, che sono le questioni delle convenzioni energetiche, delle bonifiche, dei rifiuti. Sì, va bene, avremo modo, ecco, di vederci ancora. Magari un'altra trasmissione. Inviteremo magari in 3, 4, oppure per dare giustamente spazio anche per la par condicio, famosa par condicio, perché ne sa. Io sono soddisfatto dell'incontro, perché naturalmente i temi che ho voluto accennare sono molteplici, non è che si possano trovare delle soluzioni, però il fatto che conoscano i problemi della città, ecco, già è un fatto positivo, perché si potrebbe anche immaginare che queste autocandidature o queste candidature proposte abbiano soltanto un sapore politico, ma invece in questo caso c'è un'appartenenza al territorio, no? Certamente, perché insomma alla mia età non mi sarei certo buttato in politica solo per una questione. E quindi perché allora? E perché sento la necessità di dover dare una mano a questa città per poter crescere, alla città e a me stesso. Brindisino? Ovviamente, certo. Brindisino? Io,
Io sono nato a Trani, vivo a Brindisi da più di 20 anni. E in realtà non è una candidatura quella di Riccardo Rossi, ma ripeto, è quella dei movimenti e di tutti i cittadini che in questi anni hanno portato avanti un progetto per Brindisi. Quindi la nostra è una candidatura collettiva. Certo, la legge elettorale impone di avere un riferimento di un sindaco, ma ripeto, è un progetto che va al di là della singola persona, ma che riguarda tanti movimenti e associazioni che hanno lottato in questi anni. No, perché poi tra l'altro anche, bisogna dire, basterebbe avere pure un consigliere comunale per portare avanti il proprio programma, no? Cioè io certo, vi auguro di diventare sindaci, ma poiché ci sono anche tante altre forze che sembrano molto più robuste, no? E io molto che più metto sempre direi i piedi per terra, già senza mancare di riguardo ovviamente, dico, ma anche la presenza vostra in un consiglio comunale con questo programma, con questa progettualità che avete, può essere utile alla città. Noi non avremmo nessuna preclusione a che le nostre idee fossero poi proseguite da qualcun altro. Perfetto. Insomma, ma io penso interessante che sì, siano fatte nell'interesse di Brindisi e dei cittadini. Questa è bella, ragazzi. Cioè io il fatto che possa lanciare un'idea che sia valida e domani viene messa in atto dal candidato sindaco che andrà a vincere le elezioni, ben venga. Questa è intellettuale, complimenti perché ti dia. Grazie. Ma io penso, lui invece no, lui invece più... No, io penso sinceramente che, no, questo mi associo ovviamente su questo punto, da questo punto di vista, penso che sia importante per la città di Brindisi cogliere l'occasione con questo rinnovo del Consiglio Comunale di rinnovare anche la classe dirigente. Perché se i nodi oggi vengono al pettine, se c'è questo degrado ambientale e sociale, è stato accompagnato da una classe dirigente che non è stata in grado di affrontare i problemi. Quindi molto spesso lei giustamente fa delle domande, potrà trovare ovviamente da parte di tutti i candidati sindaci, tutti e 7, tutti e 8, tutte le forze politiche, più o meno le stesse risposte magari di fronte a certi problemi. Però è importante verificare chi ha fatto e che storia c'è dietro quelle risposte. Anche io vi ringrazio per essere venuti. Come si può dire un candidato sindaco? In bocca al comune, in bocca al lupo? In bocca al lupo? Crepi, grazie per essere venuti. Grazie a lei. Grazie a tutti. Buonasera.